Allora, dopo quella, la copertina di un interessantissimo libro che parla dei Casari, è forse il caso di iniziare questa intervista facendo presente che cos'è il meccanismo, qual è il meccanismo della cosiddetta moneta debito. Che cos'è la moneta debito? Quella che prevede appunto che per l'emissione della moneta ci sia un debito a carico della popolazione e su questo debito la popolazione debba pagare gli interessi. Allora, facciamo un esempio di quello che è stata la prima spinta di questo meccanismo, che era quello che avveniva quando c'era l'oro e si doveva trasportare l'oro. Quindi tutti i cosiddetti dealer, i mercanti, avevano trovato convenienza nel depositare nelle casse di un gold dealer, cioè un goldsmith, che nella fattispecie era il precedente del banchiere attuale, dove veniva Poteva depositato. anche essere un notaio, intendiamoci. No, il notaio è differente, perché il notaio non poteva fare poi quelle operazioni che avrebbe fatto invece il gold dealer. Beh, Il sì, gold questo è dealer. fuori discussione. In ogni caso avrebbe potuto essere anche un notaio. Allora, che Infatti cosa c'erano dei fa? notai i quali Cosa pigliavano fa questi questo soldi. gold dealer in mezzo al mercato del capitalismo occidentale? Già il capitalismo era iniziato perché c'era stata la rivoluzione industriale, poi eccetera, è diventato ancora più praticato questo sistema monetario. Cioè, ricevendo l'oro da parte dei depositanti, questo goldsmith rilasciava dei certificati che si chiamano IOU, cioè IOU, che in inglese vorrebbe dire io ti devo, cioè appunto confermando con questo che dando una ricevuta di quello che era loro versato. Che cosa succede? Succede che quando questi mercanti avevano intenzione di fare circolare questi certificati che venivano di deposito, che venivano rilasciati dal gold dealer, rappresentanti appunto una quantità di oro depositata nei forzieri del gold dealer, avevano interesse a fare circolare questi certificati anziché andare a riscattare l'oro, a disimpegnare, diciamo pure così, l'oro che era il loro oro che era depositato nelle casse del goldsmith. Questo è un punto. Si è appurato, questo è stato appurato dal goldsmith, cioè dal cosiddetto banchiere in nuce, che non tutti andavano, anzi la stragrande maggioranza di questi commercianti non ritirava l'oro, ma preferiva far circolare questi certificati, che naturalmente hanno acquisito poi la Valenza. valenza di una promissory note, di una cambiale, che costituiva però il valore di una banconota, che era naturalmente garantita dal gold dealer. Il gold dealer ha visto che 9 su 10 non andavano a ritirare l'oro e quindi ha posto quelle premesse per il cosiddetto credito frazionale, quello che praticano tuttora tutti gli istituti bancari, secondo una norma bancaria che viene appunto, è stata ormai istituzionalizzata. Cosa vuol dire? Vuol dire che io posso emettere certificati di deposito, cioè banconote, e farli circolare con buona convenienza di chi li accetta ed è disposto ad accettarli, perché è molto più ingombrante portarsi l'oro in giro. Naturalmente lascio l'oro nei forzieri del banchiere. Il banchiere, avendo quest'oro, cosa fa? Lo deve in qualche modo impegnare, emettendo ulteriori certificati, perché sa benissimo che per 9 volte
per 9 volte di più di quello che è l'oro che è depositato. Ma sempre con questo criterio, questo credito frazionale può essere aumentato fino a 50 volte. Cioè io banchiere posso emettere certificati e quindi banconote per un ammontare che supera di 50 volte quello che io realmente posseggo. Posso, siccome, poi loro fanno quello che vogliono, perché essendo truffatori, truffano chi vogliono. Esatto, ma è la stessa cosa, scusa se interrompo, ma è importante, è la stessa cosa che vendere per oro una cosa di similoro, è la stessa cosa concettualmente. Ma qual è la cosa importante in tutto il meccanismo di queste transazioni? È il fatto che è attribuita al banchiere, cioè al goldsmith, quello che ha ricevuto l'oro in deposito, la facoltà di dare garanzia. Io garantisco quindi che con questo... Però e infatti lo vediamo, scusa se ti interrompo di nuovo, quanta garanzia diano oggi le banche al cittadino. Perché le banche oggi, quando il cittadino poi va a chiedere la restituzione dei soldi che ha investito, cosa succede? Succede quello che vediamo, l'ultima volta l'abbiamo visto in Argentina, dove sono andati e le banche non avevano i soldi, per la semplice ragione che appunto... Quei fondi che i cittadini avevano dato alla banca, la banca li aveva moltiplicati per 100 imprestandoli ai propri clienti. Per cui quando il cittadino c'è una crisi, quando il cittadino si precipita per farsi ridare i soldi obiettivamente non ci sono proprio. Ecco, questo è anche il fatto per cui ci sono state tutte organizzate anche tutte queste crisi finanziarie nel 1907, nel 1929, nel 1937, poi via via, venendo fino al 2008, eccetera, anche per ridurre quella che era la concorrenza dei banchieri. Quante mergers and acquisitions, quante fusioni ci sono state, acquisizioni di banche che oggi si chiamano in un modo, domani si chiamano in un altro, eccetera. Ma ritornando a noi, il banchiere allora cosa faceva? Poteva anche venire incontro a quelle che erano le esigenze di questi dealer, di questi mercanti, i quali il più di una volta, esaurita quella che era la moneta, chiamiamola così, cioè il certificato di deposito rilasciato dal banchiere, aveva bisogno di altri soldi e li otteneva con la formula del prestito, ovvero sia della loan, ma senza che ci fosse alcuna verifica all'interno della banca, all'interno del deposito dei forzieri, del banchiere, che quest'oro effettivamente ci fosse. E quindi poteva anche non esserci, ma il banchiere era tenuto ad emettere, era spinto... Autorizzato, dicendo che c'era l'oro, era autorizzato ad emettere tanti certificati e quindi a chiedere un interesse su tutti i certificati che avrebbe emesso e che fungevano da moneta, ecco la liquidità. Da questo interesse che avrebbe preso su questi prestiti, cioè su questi loans, avrebbe poi in certi casi potuto ridurre il mercante nella condizione di dire: guarda, l'oro che io ho presso di te non è più mio ma è tuo. Ecco come ha fatto poi, come sostanza è nato. La tecnica della moneta debito quindi è quella che crea sulla moneta che emette, crea un interesse che deve essere pagato da chi usa la moneta, cioè dai cittadini. Ecco, questo in sostanza è il meccanismo. Non so se sono stato felice nell'esposizione. No, in ogni caso bisogna aggiungere anche un altro aspetto, perché sennò non affrontiamo bene il problema. Il problema è questo: nel momento in cui ha incominciato a circolare la carta moneta, ci si è resi conto che la circolazione della carta moneta facilita i traffici. Quindi sono stati i governi stessi, sono stati gli stati a favorire la circolazione delle banconote. Dove c'è poca banconota, come ad esempio oggi in Italia, dove abbiamo una rarefazione indotta, provocata, voluta, senza nessuna ragione, ma solo con lo scopo di deprimere l'economia dell'Italia, dove c'è una riduzione di moneta circolante, non si vende il prodotto, per valido che sia, c'è poco da fare. Allora, è questa la logica, però le due logiche devono essere messe assieme, cioè io banca o banca centrale o banca commerciale emetto banconote e colgo un interesse, più sono le banconote che faccio girare più interessi acquisisco.
Esatto, anche perché il banchiere ha la possibilità di creare determinate condizioni sul mercato. Se io concedo ad uno e non lo do a un altro, cioè se concedo ad un settore merceologico e non concedo all'altro, creo dei flussi o dei riflussi, per cui da una parte avrò della gente che mi viene a chiedere sempre più denaro e dall'altra invece gente che vuole essere pagata col denaro che do a quegli altri. Quindi è un incontro concorrenziale. È la stessa ragione per cui i banchieri finanziano i contendenti, tutti e due i contendenti, per facilitare una guerra. Esatto. È nato che cosa? È nato il fatto che il banchiere vive sul debito. Cioè, a differenza di quanto stabilisce la Costituzione, per esempio quella degli Stati Uniti, dove dice che il governo deve emettere la moneta, e la deve per i cittadini, la quale la devono fare circolare per le esigenze e per produrre, per le proprie esigenze di pagamenti, per comprare merci, quindi per produrre, cioè la moneta, come diceva Ezra Pound, esprime un lavoro fatto o una merce acquistata e non deve essere oggetto di speculazione. Allora, invece questa International Money Power, che poi viene identificato con il potere ebraico, perché sono specialisti, il primo specialista fu appunto un Rothschild, cioè Nathan Rothschild, il quale disse a un certo momento datemi la possibilità di emettere e controllare la moneta di uno Stato, di una nazione, e non mi interessa chi ne fa le leggi. Quindi questo sistema, che è appunto di chiaro stampo ebreo, e viene quindi perfezionato e si pone nella condizione lo Stato di dovere per forza avvalersi di questa banca esterna, la quale ha la possibilità di emettere moneta, naturalmente garantita dallo Stato, ma con quale altro meccanismo aggiuntivo? Con il fatto che, e questa è la prima creazione che avviene nel 1694 con la fondazione della Banca d'Inghilterra, la fondazione della Banca d'Inghilterra prevede appunto che all'emissione di moneta, cioè credo nel caso di appunto c'era allora in corso la rivoluzione di Cromwell, nel caso di emissione di 1.200.000 sterline inglesi, si chiese l'emissione di altrettanti bond da parte del governo. Che cosa sono i bond? I bond sono i certificati di debito pubblico, quindi è una doppia esposizione, sia da parte dei cittadini che da parte dello Stato. Lo Stato ha l'obbligo di onorare questi bond e naturalmente il cittadino ha poi l'obbligo di pagarvi sopra gli interessi, interessi che sono dovuti a questa banca che emette appunto la moneta, ma non solo sulla moneta emessa, ma anche su quella che l'emissione della moneta può creare nel mercato, ovvero sia l'inflazione e l'aumento dei prezzi. Vogliamo sospendere per un momento? Intanto io faccio un'intervista a te, poi.